ragazzi, eccoci alla presentazione della mia nuova creatura, ciò su cui mi sono dedicato anima e corpo negli ultimi mesi, Daio. Allora, prima di tutto guardate l'URL, quindi l'indirizzo è www.daio-sc.com, per dirlo all'italiana, Daio trattino piccolo ec.com. EC sono le iniziali del mio nome, io mi chiamo Emiliano Cesare, ma in realtà sta anche per e-commerce, quindi ho preso la palla al balzo, visto che Daio, io avrei voluto Daio.com ma non esisteva, abbiamo dato Daio-sc.com. E quindi entriamo subito nel vivo di quello che è a tutti gli effetti un sito multifunzionale. Diciamo che è un sito per gli aspiranti artisti, ma anche professionisti della musica, producer, ingegneri del suono, musicisti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Diciamo che è un universo digitale dove troverete tutto ciò che vi serve per ottenere musica altamente professionale e per esprimere il vostro talento, dandovi finalmente l'opportunità di un reale guadagno, speriamo. Quindi entriamo subito nel vivo di quello che è il sito, togliamo il mio faccione inutile e andiamo a vedere cosa offre. Lasciando stare adesso queste icone che vedete, che non fanno parte altro delle informazioni, che potete andare subito nella home a trovarle, qui troverete chi siamo, se volete acquistare qualcosa potete andare nel negozio shop, qui potete già fare delle sottoscrizioni oppure loggarvi, ok? Dedichiamoci interamente ai servizi. Allora, come primo servizio abbiamo The Production Mechanic, che trovate anche nel header in service. Che cos'è The Production Mechanic? The Production Mechanic è un servizio dedicato ai professionisti della musica, ovvero a tutti coloro che fanno produzioni. State facendo un disco e ma non riuscite, diciamo, a trovare la quadra di questa produzione che state facendo, The Production Mechanic è un servizio nel quale voi professionisti della musica, ma anche non professionisti, potete chiedere aiuto. È proprio un meccanico, è come se dovete andare a correre con la macchina e avete qualcosa che non vi torna, vi affidate a chi? A un meccanico. E in questo senso è la stessa cosa, voi cliccate qui, compilate il form dedicato a The Production Mechanic. Io voglio essere molto chiaro adesso su questa parte. Io farò delle carrellate molto veloci, per ogni servizio ci sarà il tutorial dedicato, quindi se vi interessa The Production Mechanic oppure vi interessa Commission Your Song o altri servizi all'interno di Daio, vi conviene andare a vedere il video specifico, ok? Quindi The Production Mechanic ne abbiamo parlato, c'è da compilare il form, vi andate a vedere come funziona, ma anche all'interno della sidebar potete vedere un video che vi mostra come farlo e come compilarlo per chiedere assistenza. Sarà un'assistenza ovviamente veloce, dipende dal tipo di produzione che state chiedendo, sulla quale state chiedendo di intervenire. Poi qui cosa abbiamo? Commission Your Song. Commission Your Song è dedicato a tutti coloro che vogliono ottenere un brano inedito, un'opera inedita, che sia una canzone, che sia un brano strumentale, che sia un jingle, che sia qualsiasi cosa, una colonna sonora per uno spot, ok? Commission Your Song è qualcosa che offre
brani inediti. Anche qui basta cliccare sull'icona, oppure potete andare direttamente su Ledger e cliccare su Commission Your Song, e anche qui ci sarà il form, scusate, che dovrete compilare per richiedere questo tipo di servizio. Ok, andiamo nella parte molto anche questa molto interessante, che è Work With Us, ed è una pagina a cui io tengo moltissimo, perché è la pagina che riguarda i collaboratori o coloro che vogliono usufruire, poi vedrete come, della vetrina di Daio per vendere i loro prodotti, i vostri prodotti. Quindi se fate tutorial potete vendere i vostri prodotti all'interno della vetrina Daio, se fate sample pack potrete vendere i vostri prodotti all'interno della vetrina Daio. E in ultima opzione, che io ritengo comunque la più importante, potete diventare collaboratori Daio, quindi diventare, far parte, diciamo, della factory per elaborare questi servizi come The Production Mechanic e Commission Your Song, che sono i servizi che vi ho spiegato prima. Ok, questa parte è molto importante, perché se voi compilate il form vedete che avrete diversi tipi di ruoli. Collaboratore è l'ultimo che vi ho appena elencato, ovvero farete parte della squadra Daio, del team Daio. Ci sarà da compilare il form, anche qui c'è il tutorial dedicato, è inutile che ve lo spiego. Stessa cosa, c'è il tutorial dedicato per diventare creatori e autori. Ad ogni modo, se andate a fare un salto sulla sidebar, andate su Difference Between Author, Creator and Contributor, quindi vi andate a aprire questa, ve la leggete attentamente, così capirete quali sono esattamente le differenze tra i tre tipi di ruoli. Così abbiamo visto cos'era Work With Us. Andiamo su Our Studios. Cos'è Our Studios? Our Studios sono gli studi di registrazione che collaborano con Daio, e sono studi altamente professionali, cioè non è che stiamo parlando di studiettini così, stiamo parlando di tre studi per adesso molto molto importanti, che si trovano nell'emisfero toscano, specialmente perché io vengo da lì e quindi ho più contatti lì. Abbiamo il Platinum Studio, che è un bellissimo studio di registrazione che si trova nei pressi di San Gimignano, il Purple Studio per produzioni più veloci, molto compatte, poi abbiamo le Cantine di Badia Recording, che è un vero e proprio castello ed è uno studio di registrazione che io consiglio per coloro che vogliono, che fanno per esempio jazz, insomma world music, musica molto acustica. Potete cliccare su questi studi, farvi una carrellata e guardare attentamente se fanno al caso vostro, e guardate un po' di specifiche tecniche e chiedere un preventivo su Contact Us. Cliccate qui e richiedete il vostro preventivo. Oh, una cosa molto importante che dovete notare qui, vedete, Premium Subscription. Cosa sono? Se vedete sulla sidebar, sono le sottoscrizioni. Non vi dico tutto subito di questo aspetto, perché ci arriveremo per gradi, ma sono i pacchetti di abbonamento per ottenere sconti importanti e usufruirne per appunto tutto ciò che offre Daio, da The Production Mechanic, Commission Your Song, Work With Us, Our Course, Our Studios, eccetera eccetera. Ok, eravamo arrivati, ritorniamo un attimo alla home. Come vi ho detto, facciamo una carrellata molto veloce, quindi abbiamo visto Our Studios, sample pack. Ok, qui andiamo sullo shop, sulla vendita di sample. Io adesso ho tre pacchetti che ho creato io, sono miei, ma se farete parte del di Work With Us, del team, quindi
diventate venditori dei vostri sample pack, potete usufruire di questa vetrina che è strutturata in questo modo. Cioè qui per ora ci sono questi tre pacchetti che tra l'altro vi consiglio di scaricare, sono praticamente il 50% sono gratuiti, poi se volete tutta la library la pagate, ma è veramente spiccioli, dove vi potete ascoltare una demo iniziale rappresentativa di quello che è le specifiche tecniche di questi pacchetti, altrimenti potete scoprire di più e andare direttamente sui sample che offre il, ad esempio, Jericho Beat Pack. È una libreria di suoni dedicata alla dubstep EDM electronic, e qui vi avete, adesso siamo sul reparto vocal chop, però potete andare sul menu degli elementi e fare la vostra ricerca anche qui sul genere, e volendo ve lo potete anche scaricare. Quelli che trovate qui ve li potete scaricare gratuitamente. Ok, finiamo la carrellata della home, dove siamo su All Courses, i nostri corsi. Quindi Work With Us, volete fare dei corsi, non metterli gratuitamente su YouTube, o comunque cercare di guadagnarci qualcosa, potete usufruire della vetrina i nostri corsi. Ora qui io ho messo i miei corsi totalmente gratuiti, che vi potete anche qui scaricare, sono in realtà delle demo, niente di così enorme. In realtà questi corsi li potete trovare anche su YouTube, sono cose molto semplici, anche perché io, detta in totale franchezza, non ho voglia di farli questi corsi, ho bisogno di voi per fare per riempire questa vetrina. Quindi chi insegna, fa lezioni di chitarra e vuole spiegare come si fa il palm mute, che ne so, faccia un corso, lo metta su questa vetrina e basta, fine. E questo è quanto quello che riguarda la home page, è tutto ciò che offre DAIO, cioè fondamentalmente un emporio musicale dove si può trovare di tutto e offrire di tutto. Qui abbiamo altre specifiche, arriviamo al team molto molto importante. Quando voi entrate a far parte del team dei collaboratori e farete parte della factory, farete parte di un team specifico. Come potete vedere, si intuisce di già, vedete che ci sono delle etichette: team The Immortal, gli immortali, Libeccio, Sexy Crack, Dr. Wagner. Questi, diciamo che sono i personaggi, per chi conosce la storia di DAIO. DAIO nasce in realtà come un graphic novel che io 2-3 anni fa mi ero avventurato a fare questi fumetti narrati, e avevo inventato questi quattro personaggi che ho voluto riutilizzare in base al genere. Semmai poi vi invito a vederli questi cartoni sul canale di YouTube DAIO, basta andare su www.youtube.com/DAIOart e trovate i cartoni. Allora, importante capire di che cosa si tratta. Sono gruppi dove vedete che gli immortali trattano la world music, il jazz, il songwriter, cioè tutto ciò che ha a che fare con la musica più acustica, ok? Poi abbiamo Libeccio, che tratta l'elettronica, l'R&B, il soul, il pop. Se fate ad esempio dubstep, sarete dentro il gruppo del Dottor Wagner. Però come vedete c'è l'hip hop, il rap, il reggae e tutte le sottocategorie di generi, reggaeton, ok? Poi abbiamo Sexy Crack. Sexy Crack è rock, indie, folk, songwriter, anche qui, però tutto ciò che è a matrice veramente abbastanza ignorante e pesa, quindi è dedicata più ai chitarristi, ai musicisti che pestano duro. Quindi farete parte di questo team. Perché farete parte di questo team?
perché quando un cliente andrà su The Production Mechanic e Commission Your Song, chiaramente compilando il form indicherà il genere musicale. Ok, vi faccio una panoramica proprio veloce. Qui adesso mettiamo Pippo, mettiamo una mail. La prima cosa che chiede è: ma di che genere vuoi la canzone? La vuoi rock, la vuoi pop, la vuoi pop, la vuoi soul, la vuoi songwriter? Vedete, facciamo songwriter. Se andiamo su cantautore, voi vedete che vi si apre il subgenere, ovvero la sottocategoria. Che tipo di songwriter, che tipo di canzone cantautorale vuoi? La vuoi rock, la vuoi indie, la vuoi pop, la vuoi folk? Come piffero la vuoi? Ed è una cosa che andrà spuntata. E quindi queste sottocategorie di genere fanno riferimento al tipo di team di genere di cui farete parte. Qui abbiamo già un tutorial che vi invito a vedere, è quello che riguarda i collaboratori, dove è già spiegato tutto lì. Voi potete vedere come si integra la parte dei collaboratori di cui farete parte. Vedete? Qui ci sono i sottoscrittori, qui c'è Sexy Crack, come avevo già anticipato prima. Poi avrete una chat privata su cui potete anche collaborare tra di voi e parlare direttamente in privato con i clienti che acquisirete. E il cliente potrà avere un tutor direttamente per chi ha preso la commissione. Come si prende la commissione? Anche qui, come vedete nel link che vi sto riportando in alto, basta che andate, cliccate sul link in alto e vi vedete come funziona prendere la commissione di un ordine e lavorarlo. Ok? Quindi niente, questo è tutto e vi invito a guardare tutti i tutorial specifici dei servizi e delle offerte di questo, di questa piattaforma. E niente, vi attendo numerosi per chi volesse ottenere brani inediti o aggiustare le proprie produzioni o vendere i propri lavori, può sfruttare questa piattaforma Dio. Ci vediamo alla prossima, vi attendo numerosi, ciao, seguitemi. E iscrivetevi al canale Telegram per avere tutte le informazioni, vi metto il link qui da qualche parte.